Attenzione, attenzione a tutte le unità, arriva Streetwise della Ocular Max. Ciao a tutti amici del canale Robots GT e benvenuti in questo nuovo video recensione, unboxing, trasformazione. Facciamo tutto oggi. In pratica mi è arrivato per ultimo in ordine di arrivo mio personale il terzo elemento del combiner della Ocular Max Mastermind Creation Defensor. Tra l'altro giungono foto dal BotCon che si è inaugurato ieri, alcune foto del prossimo elemento del combiner Goose, ossia la moto della polizia, e quindi questo ci porta verso la fine di questo combiner che speriamo di vederlo realizzato totalmente il prima possibile. E inoltre Goose mi sembra anche il più dettagliato di tutti quanti gli elementi già mostrati fino adesso, perché mancherebbe solamente di vedere la versione finita dell'elicottero, e mi sembra che sia fin troppo dettagliato per quello che è lo stile che Mastermind ha dato a questo suo combiner, ma staremo a vedere poi la versione finale che cosa ci farà vedere. Partirei subito con le dimensioni. Abbiamo un'altezza di 18 cm ed un peso di 159 grammi. In effetti è il più leggero dei tre recensiti fino ad ora, perché anche l'ambulanza First Aid, che era un braccio del combiner e quindi ci fa pensare che ci sia bisogno di leggerezza in alto, pesava molto ma molto di più. Fermava infatti l'ago della bilancia a ben 227 grammi, che è una bella differenza. Dotazione e accessori. Abbiamo l'immancabile carta con tutte quante le caratteristiche del nostro personaggio. Ha dei voti, diciamo, discreti, non eccelsi, ma comunque accettabili nella media. Due teste sostituibili con altrettanti volti con espressioni facciali. Una faccia molto arrabbiata qui sulla sinistra e una testa completa scelta per questo personaggio anziché la classica faccia sostitutiva. Una pistolina molto piccolina e oserei dire un po' sottotono, così come lo stesso era per First Aid. Una pistolina che secondo me un poliziotto della sua potenza aveva bisogno di un cannone di tutt'altra portata. Ecco, l'immancabile poi libricino ultra compatto delle istruzioni della trasformazione, molto chiaro, a colori, con le parti ben evidenziate. E poi abbiamo questo visore rosso che ripercorre perfettamente l'effetto nostalgia delle confezioni G1, grazie alla quale si potevano vedere sulla confezione le caratteristiche del personaggio. Per quanto riguarda le articolazioni, potremmo definirle senza lodi e senza infamia, nel senso che non abbiamo articolazioni pregiate con cricchetti, articolazioni in metallo o cose simili, ma abbiamo delle semplicissime articolazioni per interferenza che fanno tutto sommato benissimo quello che devono fare, con degli angoli di piega e quindi di posabilità più che sufficienti per ogni esigenza. Ultra mobili le braccia, con punti di snodo intermedi anche al di sotto della spalla. Forse un po' sottotono è veramente la mano, perché le dita non sono articolate dito per dito, falange per falange, ma si muovono solamente in blocco le dita. E non abbiamo neanche una B-crunch.
mentre invece le articolazioni inferiori, per quanto riguarda soprattutto l'apertura delle gambe all'altezza del bacino, nessun problema, mentre l'articolazione del ginocchio si ferma ad un più pacato 90 gradi, comunque sempre più che sufficiente, lo ricordiamo, per ogni posa. Il piede ormai è tiltabile un po' su tutti i robot, anche i Legend, robot più economici, tanto più su Masterpiece, nessun problema. Incastro dedicato per l'impugnatura della pistolina in dotazione in pieno stile Mastermind, che ha questa sua impugnatura tutta particolare. Eccolo qua ritratto nella foto di famiglia con i due membri già pervenuti, First Aid, col quale condivide praticamente l'altezza, anche se è molto più corpulento, e poi il capobranco Hotspot, che è di tutta un'altra stazza. E veniamo dunque alla trasformazione. Primo step è quello di sistemare la testa, quindi la dobbiamo ruotare 180 gradi e poi reclinare all'indietro di 90. Passiamo poi subito a sistemare le braccia, aprendo il pannellino sull'avambraccio, richiudiamo il pannellino, trasliamo, ruotiamo la mano dopo averla ruotata di 180 gradi e richiudiamo il tutto. Stessa cosa dall'altro lato, quindi ribaltiamo il pannellino, ruotiamo la mano, trasliamo il pannellino sul polso in avanti, ribaltiamo tutto il gruppo della mano e poi richiudiamo il pannellino a metà avambraccio. A questo punto possiamo sganciare il petto, prima in basso e poi in alto, per farci lo spazio necessario per estrarre i lampeggianti proprio sul tetto della vettura. A questo punto possiamo sganciare le spalle, quindi portare le pannellature che hanno in sede i parafanghi con la ruota anteriore della vettura nella loro posizione, ruotandoli di 180 gradi. Ora possiamo sganciare il pannellino di supporto che si trova all'interno del busto del robot, schiacciarli in sede. A questo punto andiamo a sistemare le braccia, perché ruotiamo e tutto quanto il gruppo della spalla e lo portiamo in giù lungo il semiasse, quindi della vettura, andando a compattare da una parte e dall'altra quelli che saranno i parafanghi. A questo punto ruotiamo il tetto della vettura, compattiamo il tutto, andiamo a sistemare il muso ruotando il cofano in posizione in questa maniera. A questo punto, una volta compattato tutti i peg che vanno tranquillamente al loro posto, ripieghiamo il petto al di sotto del parabrezza, che mandiamo in sede mandandolo nella parte anteriore sottostante del cofano. A questo punto possiamo passare a sistemare la parte posteriore della vettura. Prima cosa sganciamo i pannelli che si trovano sulla parte bassa delle gambe, ripieghiamo i piedi, estraiamo le portiere della vettura, ribaltiamo lo specchietto per metterlo in posizione e con un attimo andiamo a sistemare le portiere nelle loro sedi. Ora rimandiamo il piede all'interno della gamba, quindi in posizione. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte, sganciando il pannello sulla parte bassa della gamba, richiudiamo il piede mandandolo all'interno, estraiamo la portiera, portiamola in posizione, ribaltiamo lo specchietto verso l'esterno. Ora mandiamo all'interno il piede, ruotiamo tutto quanto il bacino di 180 gradi, quindi ribaltiamo il tutto, ed ora sganciamo praticamente gli alettoni della vettura per andare a sbloccare il movimento sul ginocchio del robot, in modo tale da poter ribaltare di 180 gradi tutta la parte bassa della gamba e andare a formare quindi le due semi metà della parte posteriore della nostra vettura. Con un attimo andiamo a cercare al meglio gli incastri, partendo prima dal tetto per poi passare sulle fiancate la parte posteriore. Abbassiamo gli alettoni in modo tale da bloccare il ginocchio
ed ora non ci resta che andare nella parte inferiore a sistemare le pannellature che vanno a chiudere praticamente la parte bassa della scocca della vettura, che risulta anche molto pulita e diciamo di sgais. Streetwise incarnava una Nissan 300 ZX, un'automobile sportiva appunto della Nissan, prodotta tra il 1983 e il 1989 come prima serie, ed è proprio questa la nostra versione. Considerata la Ferrari d'Oriente, aveva motore 3000 V6 in configurazione aspirato oppure turbo, in grado di sprigionare 165 cavalli nella prima configurazione e 205 nella seconda. È innegabile il prestigio della vettura per quanto riguarda questa realizzazione della Ocular Max. Troviamo pochissima vernice per quanto riguarda la carrozzeria. Abbiamo questa gimmick che consente l'apertura delle due portiere di questo bel coupé della polizia. Abbiamo appunto la stella della polizia sulla portiera, qualche rifinitura come ad esempio i fari verniciati. L'unico dettaglio un po' più curato sono veramente i lampeggianti. Il vetro, il parabrezza anteriore è in plastica trasparente anche se fumé, mentre il resto delle vetrature sono interamente verniciate. Per quanto riguarda poi le gomme, sono in gomma morbida, i cerchi sono verniciati, abbiamo molti dettagli delle numerosissime superfici del fanale posteriore che sono lo stesso verniciate. In conclusione, quindi l'Altmod è sicuramente il punto di forza di questo Streetwise, che incarnando questa fantastica auto sportiva della polizia dà una pista sicuramente agli altri per Altmod, mentre invece il Robot Mod è quello dei tre più sottotono, è quello più leggero, è quello un po' più mingherlino, ha delle articolazioni un po' più limitate e comunque assolve egregiamente al suo compito, e sicuramente in attesa di vedere gli ultimi due membri del Defensor, questo posso assolutamente dire che è più che sufficiente. Gli darei un 6 e mezzo tendente al 7 sicuramente. Bene, con questa recensione è tutto. Robots GT vi saluta e ci vediamo al prossimo video.